È arrivato un pacco da GoCamera. Vediamo cosa c'è dentro. E voilà, GoPro Hero 7. Iniziamo subito con l'unboxing, vediamo cosa c'è all'interno della scatola e scopriamo assieme le peculiarità di questa nuova telecamera. Si presenta sempre dentro la solita classica confezione in stile GoPro, con questo gran 7 davanti e con una fantastica e piccolissima scritta qui che dice Hyper Smooth. Sì, perché dovrebbe essere la caratteristica principale di questa nuova GoPro. La telecamera non è poi così differente dalla GoPro Hero 6, ma ora vi elenco le differenze che potranno magari farvi pensare a un acquisto di questo modello appena uscito. Rimane la capacità di registrazione a 4K fino a 60 frame al secondo e le foto sono da 12 megapixel, quindi come la vecchia GoPro Hero 6. La stabilizzazione elettronica dicono essere migliorata in maniera strepitosa, ma nelle prossime giornate andremo a testarla in modo e maniera per vedere se è effettivamente così prestante, tanto di più della nostra GoPro Hero 6. Sempre nell'ambito di stabilizzazione abbiamo il Time Warp, ovvero il timelapse video stabilizzato, che non è male. Difatti, se avete visto la pubblicità della GoPro, presentavano la GoPro con questa rotazione e questa stabilizzazione veramente eccezionale. C'erano più video di GoPro che sono usciti in questi giorni. Uno di questi era proprio quello del Time Warp. Finalmente c'è la possibilità di fare anche dirette su Facebook ed è stata aggiunta una funzione super foto. Queste effettivamente sembrano più degli aggiornamenti software che delle vere e proprie caratteristiche per una nuova uscita di casa GoPro, ma finché non andremo ad utilizzarla in tutto e per tutto non potremo sapere quanto dista dalla serie precedente. Si parla di slow motion a 8x, ha anche lo zoom tattile, ovviamente si può filmare in ProTune, c'è l'opzione di RAW per le fotografie, la batteria è estraibile ed è compatibile con tutti i super suite di GoPro. Ma la novità è che questa volta hanno deciso di fare tre modelli. Qui in mano io ho la GoPro Hero 7 Black Edition, ma hanno deciso di fare anche una Silver e una White, un po' come i vecchi tempi, come le vecchie GoPro. La Hero Silver è limitata a 4K a 30 frame per secondo. Le foto vanno solo a 10 megapixel e non si sa molto per quanto riguarda la stabilizzazione. Noi faremo il test con la Black in questo caso nei prossimi giorni. Mentre la Hero White arriva a 1080x60 frame al secondo. Parlano anche qui di un'interfaccia migliorata che sarà da andare a vedere nei prossimi giorni. Controllo vocale e udite udite, una cosa che a me non è piaciuta particolarmente, sia nella Silver che nella White ci sarà la batteria integrata. Ma bando alle ciance, andiamo subito ad aprire la nostra Black, che si apre con il solito strap. Non sto ad annusare il contenuto perché lo farà di sicuro Luca di Raw Therapy. Un saluto anche a Pepino e a tutti gli altri ragazzi che hanno ricevuto la Hero 7 da recensire. Andiamo ad aprirla ed eccola qui. Oh, nella scatola c'è scritto 12 megapixel, 4K a 60 frame al secondo, 1080 a 240 frame al secondo, 10 metri di profondità, ha la possibilità del comando vocale, touchscreen 8x slow-mo, GPS, HDR, Hyper Smooth e live streaming, praticamente quello che vi ho detto in pochissimo tempo, poco fa. Lanciamo il pacchetto e andiamo a vedere immediatamente che cosa troviamo all'interno della piccola scatola GoPro. Innanzitutto una spiegazione di come andare, ahimè, ad aprire la GoPro, il frame di GoPro. Sono ritornati gli adesivi di GoPro, che era da un po' che non vedevo all'interno delle scatole GoPro. Un manuale d'uso, Important Product più Safety Instructions, in varie lingue, e due cassettini dove all'interno abbiamo la placchetta piatta, la placchetta curva per i caschi, un cavo di tipo USB-C e una batteria da 1220 mAh. Sempre essenziali nella scatola e nel contenuto gli amici di GoPro e ovviamente la nostra GoPro ed una simpatica testuggine come foto dietro appunto allo schermino touchscreen. Allora, differenze con la Hero 6. Innanzitutto
nel frame c'è un simpatico set che magari stavolta vi permetterà di capire quale GoPro state utilizzando, perché il problema con la 5 e con la 6 era che si faceva un sacco di confusione con tutti i frame che c'erano, perché copriva la scritta Hero 5 o Hero 6, quindi si prendeva in mano la telecamera e non si sapeva mai quale fosse se non accendendola. Hanno fatto anche una furbissima cosa e hanno scritto Black 7 anche sul lato della telecamera. C'è il display qui davanti, c'è il display qui di dietro, che andiamo a togliere la nostra testuggine e la lasciamo qua. Abbiamo uno sportellino sempre con l'ingresso HDMI e con l'ingresso USB di tipo C, e abbiamo il vano batterie. Allora, la cosa che noto immediatamente in confronto alla Hero 6 che ho qui a fianco a me è il colore. È decisamente più scura, è più sul grigio quasi nero in confronto al grigio che utilizzavano nel modello precedente. È sempre rugged, quindi è gommata ed è antisdrucciolo. Hanno rifatto la ghiera qui sotto, il microfono superiore è rimasto lo stesso, il microfono laterale è rimasto identico, insomma non è cambiato un granché, sembra che anche i LED siano rimasti gli stessi. Questo è quello che rimane all'interno della nostra confezione di GoPro Hero 7 Black Edition. Rimanete connessi su questo canale, nelle prossime giornate uscirà la recensione completa di questa piccola Hero 7 Black Edition. Non mi resta che salutarvi, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace su questo video, ci vediamo con la review. Ciao! Voglio vederlo di nuovo perché... è migliorata. Sono riusciti a fare una roba ancora più stabile. Vediamo nei test come va. Devo caricarla. Ciao. Ciao.